Salve a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per fare il nostro primo video confronto di un telefono di fascia alta di Samsung, il Samsung Galaxy S Advance, e di un telefono di fascia media di Sony, Sony Xperia U. Procediamo subito col test dell'accensione. Che è avvenuto un pochino dopo su Samsung, ma è differenza di pochissimi secondi. Intanto ricordiamo che entrambi i telefoni sono dual core da 1 GHz, che il processore di Samsung è un ARM Cortex A9 e il processore di Sony è un Sony Ericsson U8500, sempre da 1 GHz. Entrambi hanno una memoria interna di 8 GB. Si è acceso prima il Sony, arriva tra pochissimo anche il Samsung. Le dimensioni: 123 mm x 63 mm per uno spessore di 9,7 mm per Samsung, e per Sony 112 mm x 54 mm per uno spessore di 12 mm. Entrambi hanno Android, per il Samsung Android 2.3.6 e 2.3.7 per Sony. Entrambi verranno aggiornati entro la fine dell'anno a Android Ice Cream Sandwich. Accesi entrambi i telefoni, vediamo subito la differenza di due display. 4 pollici 800x480 pixel per Samsung, 854x480 pixel per Sony. Il display di Samsung possiamo dire che è migliore perché ha una grandezza migliore, però abbiamo di tipo Super AMOLED, quindi i colori non saranno sparatissimi come Galaxy S2 perché con le Super AMOLED Plus, ma comunque saranno dei colori perfetti, diciamo. Invece abbiamo un display da 3,5 pollici TFT per Sony. Possiamo fare un test del browser, andiamo subito sui due browser. Qui sul Sony abbiamo attivato la connessione internet. No, procediamo subito. Bene, ma vediamo se si connette. Sono connessi alla stessa rete wifi. Allora, come sito andiamo a vedere il mio blog. Allora, qui ce l'abbiamo già. Ecco, siamo anche su Samsung. Allora, andiamo con entrambi i telefoni. Ho sbagliato a tacciare su il Sony. Ripetiamo il test. Ok. Ok. Ok, ci... abbiamo qualche problema col Sony, scusate. Allora, non si apre il browser perché... ok, cambiamo browser, passiamo a Dolphin browser, che è comunque un browser che funziona molto bene anche su Android. Riscrivo il link. Allora, qui su Samsung. Ecco, vediamo il caricamento, che è logicamente venuto prima su Samsung perché l'ho aperto prima. Adesso proviamo ad aprire qualcos'altro, come per esempio la pagina Facebook. Ecco, l'abbiamo aperta più o meno nello stesso momento e vediamo che si sono caricate praticamente nello stesso momento entrambe. Qui il pinch to zoom non è presente perché è un sito mobile, quindi andiamo su un altro sito. Andiamo su su
su, vediamo un altro sito, andiamo su Repubblica, per esempio. Ok. Questo siamo riusciti ad aprirli nello stesso momento entrambi e vediamo che si è aperto prima sul Samsung, a differenza proprio di pochissimi minuti, anche se sul Sony si è aperto in versione full. Allora passiamo alla versione classica di anche sul Samsung. E vediamo già la differenza dei due display, che passiamo un attimo nel momento su Samsung, che sono proprio diversi per la qualità dei due display. Allora, abbassiamo ancora la luminosità su Samsung perché insomma, non riusciamo a farvi vedere bene, e apriamo un post, ad esempio questo qui di Alex Farts. Ecco, apriamo una nuova finestra e vediamo che si apre prima su Samsung, è già completato, ecco, hanno praticamente completato nello stesso momento entrambi. Samsung sta finendo di caricare i contenuti flash, il flash è disponibile su entrambi i dispositivi, vedete la fluidità che è praticamente simile, un po' più fluido di Samsung. E il pinch to zoom fluidissimo su Samsung, molto fluido anche su Sony con qualche piccolo microscatto. Ora facciamo l'ultimo test per questo video perché le cose di cui parlare su dei telefoni sono poche. Andiamo sulla galleria per testare i due diversi display. Allora, apriamo la stessa immagine su entrambi. Su Sony carina anche la barra qui che cambia colore in base al colore dominante della foto. Qui su Samsung un attimo. Se abbiamo attivato la rotazione automatica, no. Ecco. Bene, ecco, abbiamo i due display e vedete. Le due differenze, metto uno sopra l'altro così vedete meglio. Sopra Samsung, sotto Sony. Vedete che i colori su Samsung sono più vivi, possiamo dire così, sono più accesi e le tonalità arrivano proprio fino all'ultimissimo gradazione di colore, hanno una luminosità maggiore, diciamo. Adesso su Sony, sempre molto accesi, con una luminosità minore. Ora apriamo un'altra immagine. Apriamo un'immagine tutta nera su entrambi i telefoni e qui si nota, vedete che l'immagine è veramente proprio tutta nera. Anche qui su Samsung avendo un Super AMOLED i neri sono proprio neri molto profondi e vedete che non si riesce a notare dove finisce il display e dove comincia la cornice del telefono. Ora passiamo a un'immagine tutta bianca. Zoomiamo un pochettino, bene. Allora, vedete i due bianchi? Allora, un bianco proprio bianco su Samsung e un bianco più tendente a blu per i Sony. Dopo aver fatto il test di display, aver visto anche il browser internet, parliamo un attimo della fotocamera che è la stessa su entrambi i telefoni, 5 megapixel con flash LED. A differenza che su Sony abbiamo lo zoom dove non è presente sul Samsung, e diciamo, abbiamo detto i display, il processore è lo stesso, la memoria anche da 8 GB su entrambi. Il prezzo è veramente diverso perché parliamo di 199 € per Sony e per Samsung parliamo di circa 330 €, quindi una differenza molto netta. Diciamo che per chi vuole avere una fluidità ottima e un display anch'esso molto ottimo, consiglio Samsung. Invece per chi vuole sempre un'ottima fluidità ma vuole delle dimensioni più compatte, gli chiedo di scegliere il Sony. I video in HD del Sony sono diciamo più
è diverso da quello di Samsung perché abbiamo lo zoom e anche l'autofocus, quindi sono diversi. Per questo video confronto è tutto, un saluto da Christian per www.news.com. Ora facciamo un test di AnTuTu Benchmark versione 2.9, che è un'applicazione che attraverso dei punti permette di capire veramente a grandi linee la differenza di due smartphone. Ora iniziamo il test su entrambi gli smartphone e vediamo il punteggio finale. Vediamo che l'avanzamento è uguale su entrambi, zoomiamo un attimo sulle due percentuali, ecco. È più veloce il Sony, ma alla fine si vedranno i risultati. Vediamo che sono ancora più veloci al 20, 29%, invece Samsung è al 22%. Intanto ricordiamo che una cosa che non ho detto nel video confronto, entrambi i telefoni hanno Android e 2.3.6 per Samsung e 2.3.7 per Sony. Ecco, il Sony ha già avviato un test sulla CPU e anche sulla scheda video, diciamo, integrata. Invece il Samsung dovrebbe cominciare a breve. Ecco, adesso ha cominciato anche il Samsung. Ha già anche da questa foto anche un altro test che possiamo fare. Vedete che i colori sono più accesi sul Samsung. Ecco, adesso il Sony ha il test, al prossimo test dice Samsung. Ancora al test sulla CPU, adesso dovrebbe passare anche Samsung al nuovo test. Ecco, adesso Sony è di un test più avanti, possiamo dire così, invece Samsung li sta facendo adesso i test. Adesso sono allo stesso test entrambi gli smartphone. Adesso zoomiamo già sulla percentuale, vedete che Samsung è ancora all'altro test. Ecco, adesso ho completato anche l'ultimo test Samsung e adesso vediamo che sono allo stesso test, all'85% entrambi, e tra poco avremo i risultati dei due smartphone. Vedete che Sony è già al 92%, invece Samsung è ancora all'85%. Il test di Sony è completato con un punteggio di 5.424, invece Samsung è ancora all'85%, ma completerà tra poco. Vedete che adesso Samsung è passato al 92%. E qui vediamo che il Sony, come vedete, hanno fatto un punteggio di 3 stelle e mezzo, invece Samsung sta ancora completando. Samsung ha fatto un punteggio di 5066 contro il punteggio di 5424 del Sony. Questo punteggio è un po' strano per due smartphone che sono identici, ma sono dei test da ripetere più volte. Noi li ripeteremo e alla fine vi scriveremo qual è stato lo smartphone che ha fatto un miglior punteggio su tutti i nostri test. Per questo video confronto è proprio tutto. Un saluto da Cristian.